Torniamo a parlare di blockchain ed imprese. Come le imprese possono beneficiare della blockchain? Come funziona la crittografia? E quanto è importante la formazione per comprendere gli aspetti più tecnici e funzionali della blockchain? Sentiamo cosa ci dice in proposito Marco Crotta, Blockchain Specialist Advisor, fondatore di Blockchain Caffè. Io sono Tommaso Allegra e questo è FinTech 24. FinTech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro. La base della blockchain non è la fiducia e non porta alla fiducia, non ha nulla a che vedere con la fiducia, è tutto basato esclusivamente sulla verifica libera, indipendente, che fa ogni singolo attore di questa rete. Quindi nel momento in cui un attore ha tutti i dati che gli servono per poter controllare tutto quello che gli serve, non ha più bisogno della fiducia. E questo è un concetto fondamentale, perché solo con questo in testa si capisce cosa vuol dire non c'è più l'intermediario, non serve più questo, non serve più quell'altro, perché la base è un protocollo, un sistema di regole che ti permette di fare questo, la libera, indipendente verifica di ogni singolo aspetto. Questo concetto si porta dietro una serie di altre cose che spesso vengono confuse. La crittografia con la blockchain, anche questo, non c'entra niente. Attenzione, perché questo è forte. Ci sono degli elementi di crittografia all'interno della blockchain? Sì. Ci sono i migliori crittografi al mondo che stanno lavorando sulla blockchain? Sì. Andrew Polstra, Paul Vooley, n altri che conoscono, che sono passati ai meetup che abbiamo organizzato spesso insieme. La crittografia non c'è perché l'informazione deve essere in chiaro, perché solo quando l'informazione è in chiaro tutti la possono verificare. Se io quell'informazione la cifro, è a disposizione soltanto di chi ha le chiavi per aprirla e per leggerla. Ok? Quindi altro mito da sfatare, altro punto più che altro su cui fare chiarezza. Cosa viene utilizzato della crittografia in una blockchain? La firma digitale, per stabilire di chi è il possesso di un determinato asset e a chi lo va a trasferire, in maniera che l'altra persona poi possa rivendicarlo come proprio, e un sistema di controllo sull'integrità delle informazioni che si chiama hash, che troviamo tipo il prezzemolo in qualsiasi elemento della blockchain. Fine. Ma la crittografia con la blockchain, così come la fiducia, non hanno nulla a che fare, e questi due soggetti sono legati. Allora, io sono un informatico, ho imparato a programmare da autodidatta quando avevo 12 anni, ho finito di fare l'università, sono arrivato di ricerca. Per mia fortuna gli elementi su cui ero più forte in facoltà erano, guarda caso, crittografia, teoria delle reti e una serie di altre cose, e con questa base io ci ho impiegato 4 mesi di nottate a capire come funzionava Bitcoin e a capire che funzionava, partendo da una posizione estremamente challenging, che è quella di dire io non ci credo. Quindi dopo 4 mesi di studio con le mie basi sono arrivato a dire non solo ci credo, questa roba qui cambierà il mondo. Quindi attenzione, la competenza che va formata, ovvio non per tutti, certo io sono un tecnico, io vado a metterci le mani sotto il cofano, sotto questa cosa qua, ma è questo il grado di complessità che andiamo a trattare, perché tutti i vari elementi che trattano la blockchain vanno capiti uno per uno e poi messi a sistema. Quando li mettiamo a sistema c'è una bellissima effetto ragnatela, per cui tocchi un elemento e vai ad avere ripercussioni su tutto quanto il resto. Cosa che di cui si sono purtroppo accorti anche persone che hanno detto sì, Bitcoin è bello, però guarda caso io che fino all'altro ieri non ero in grado di fare nulla, mi sveglio la mattina e dico posso farlo meglio. E ci sono stati un sacco di simpatici progetti fallimentari basati soprattutto sull'ego e sul boosting. È stato detto la blockchain è lenta, la blockchain è costosa. Sì, è vero, ma c'è un perché, va capito il perché. Io di solito faccio anche degli esempi abbastanza un po' incasinati, un po' coloriti. Fare la piramide di Cheope è stata una faticaccia, ci hanno impiegato un sacco di tempo, è stato un lavoro lentissimo, hanno dovuto spendere una marea di energie, 4.000 anni e passa circa ed è ancora lì. È vero che io posso fare una struttura analoga a quella in cartongesso, ma non mi dura 40 anni, non 4.000. Quindi il costo, la lentezza e tutte le altre cose che vengono erroneamente attribuite come elementi di detrazione delle funzioni di una blockchain, sono quello che la rendono speciale. E questo purtroppo lo vediamo anche in una serie di altri progetti. Ad esempio, è stato detto prima, concordo quando si dice le blockchain private, no? Le blockchain private non esistono. Le blockchain private sono un modo complicato per andare a vendere al mercato impreparato dei database più o meno decentralizzati, che servono innanzitutto a fare da ansiolitici rispetto
agli imprenditori. Perché? Perché un altro concetto molto discusso sulla blockchain, che per definire, cioè blockchain è come dire acqua, nessuno dice acqua bagnata, perché è implicito. Quando parliamo di blockchain è automaticamente pubblica, ma non solo pubblica, pubblica, decentralizzata, aperta, permissionless, borderless e via dicendo. Quelle sono le caratteristiche della blockchain e sono quelle caratteristiche che ci hanno fatto innamorare di questa tecnologia, quelle che ci hanno fatto guardare questa cosa e detto che bello, guarda quanta roba c'è dentro, poche righe di codice regalate al mondo e quante robe ci possiamo fare. Il problema dove sta? Quando vediamo, siamo attratti da quel concetto, espresso da quella tecnologia in quel modo e poi alla fine ci troviamo tra le mani dei surrogati. Le blockchain private sono dei surrogati, sono dei sistemi anche qui di marketing per vendere una tecnologia sulla base dell'eco di quello di buono che abbiamo trovato dalla blockchain. Se facciamo un paragone con le strade, abbiamo scoperto che esistono le strade, c'è un'unica striscia di asfalto che collega casa mia con il Portogallo, con Vladivostok, con Kiev, con potenzialmente Città del Capo, va benissimo, ci piace, ci innamoriamo di questo. Ma è un posto pubblico, oddio. Tutti vanno su questa strada. Io non so se quello che è in macchina di fianco a me ha la patente, io non so se il tir che mi sta sorpassando ha fatto la revisione. No, 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 troppo pericoloso, io non posso usare la strada. Io poi lo faccio per lavoro, sono un'azienda seria, vuoi che possa permettermi di utilizzare una roba che usano tutti? Assolutamente no. Ed ecco che il mercato arriva e ti vende una cosa bellissima. Dice, guarda, io ho un kit, puoi farti la tua strada come vuoi, puoi fartela tu, te la gestisci tu, te la mantieni. Ecco, particolare è un cartodromo. Puoi farlo grande come vuoi, c'entra soltanto chi vuoi, ci scrive soltanto chi vuoi, ci partecipa solo chi vuoi, ma è un cartodromo. Ci girano dei go-kart ed è un anello chiuso. Puoi farlo grande che ti fa Milano, Monza Brianza, Riva Varese, passa per Pechino, torna giù a Praga e ritorna a Milano, grande quanto vuoi, ma è un circuito chiuso. E questo spesso cosa comporta? Comporta quello che dicevamo prima, cioè il fatto che comunque quello che mi serve lo posso andare a mettere dentro questa blockchain, perfetto. Che garanzie ho rispetto al modello bello e affascinante che abbiamo visto prima, c'è in pubblica, nulla. Perché? Perché i dati all'interno di una blockchain privata sono modificabili, perché la modifica dei dati, che per onestà va detto anche, potrebbe in teoria, come abbiamo detto prima, Ethereum, ma anche Bitcoin, in teoria potrebbe essere modificata la storia di, più o meno, dai, fammela passare, Simo. L'idea è, in teoria c'è il famoso concetto dell'attacco del 51%, cioè se una rete, il 51% delle persone si coalizza e decide di fare un cambiamento, ha la possibilità, non è deterministico, non è sicuro, ma diciamo che lo scenario teorico è questo qua. È del tutto vero che però se noi vogliamo fare un attacco di questo genere su una blockchain che ha decine di migliaia di nodi, è una cosa diversa che vogliamo farlo su una blockchain che ha 12 nodi, e ci sono blockchain private che ne hanno 4. Voi capite che la sicurezza rispetto all'immutabilità in questo caso è inesistente. La sicurezza quindi rispetto al timestamping è inesistente. Perché? Perché il timestamping è un effetto che abbiamo rispetto all'immutabilità del dato, perché la data viene messa, quando è stato creato questo blocco in questa data, lo mette il PC tra l'altro, tac. Quindi questi dati noi non ce li abbiamo. Il problema è, le nostre aziende in questo momento vengono un po' attratte per paura, perché soprattutto il discorso pubblico spaventa, no? È troppo vicino a Bitcoin, mi fa paura, allora preferisco una soluzione un po' omeopatica, un po' ansiolitica rispetto a questo concetto. Prendiamo qualcosa di più vicino a quello che mi permette appunto di pensare come prima, di avere business as usual. Però nel giro di poco ci si rende conto che alla fine questa cosa qua non c'è. È stato detto prima, ci sono delle realtà che stanno facendo con delle blockchain private la tracciabilità della loro catena alimentare. Ok. Casualmente si tratta di aziende che in passato non è che fossero dei paladini della trasparenza. E mettendo insieme questi due elementi, dove un non paladino della trasparenza decide di utilizzare un oggetto che dovrebbe promettergli di essere completamente trasparente, ma che forse non lo è, qua mi sento un po' Adam Cadmon, però l'idea è, attenzione, che qualche sospetto forse è il caso di farselo venire, perché tutti i pezzi, guarda caso, coincidono e vanno abbastanza bene. Vado in chiusura velocissimo, dovrò dire alcune altre cose. Transazioni al secondo, anche questo è la lentezza. Le transazioni al secondo non vogliono dire nulla, anche in questo caso, mi spiace. Il discorso è, io quando faccio i corsi per gli sviluppatori faccio delle blockchain in Python, sono qualche centinaia di codice, andiamo a vedere le transazioni al secondo, arriviamo a qualche migliaio. Il problema è che quello come elemento da solo non serve. Sono transazioni al secondo di che tipo? Bisogna vedere un sacco di altre cose. Questo non per dire che non sia corretto quello che hai detto, ma per capire
quanti altri elementi vanno messi insieme in quelle considerazioni per capire esattamente di che cosa stiamo parlando, altrimenti uno tira fuori soltanto l'elemento delle transazioni nel secondo e siamo assolutamente fregati. Ora, abbiamo visto, possiamo fare la cosiddetta notarizzazione, certificazione del dato in blockchain con Open Timestamp. Ok, vogliamo fare la gestione della filiera in questa maniera? Ci sono delle cose che si possono fare. Va chiarito però una cosa, non è lo stesso livello di garanzia, di immutabilità, di tracciabilità che abbiamo in Bitcoin, ad esempio. Perché? Perché i Bitcoin nascono dentro la blockchain, vivono lì dentro e quindi sono oggetti nativi di quella struttura dati. Per quello hai quella sicurezza su quell'asset. Quando un asset esterno la cosa è un po' diversa. Allora, che cosa si fa? Cosa si può fare? Io su questo sono ancora un sognatore, non sono un purista, sono un possibilista. Allora, le cose che vengono fatte, che facciamo per quello che riguarda la tracciabilità, è dire: perfetto, tu fai le tue autocertificazioni in blockchain, fondamentalmente, per semplificare e banalizzare un po' il concetto, di qual è gli elementi della tua filiera. Poi ci mettiamo anche, magari, ecco, un caso di un cliente che abbiamo perso perché non voleva essere così trasparente. Hai nel tuo allevamento, hai fatto arrivare 10 maiali, perfetto, deposita in blockchain la bolla che sono arrivati 10 maiali. Hai fatto i trattamenti sanitari per quei maiali, perfetto, deposita in blockchain, o fallo depositare ancora meglio al tuo veterinario il fatto che ti ha venduto e che ti ha somministrato vaccini o presidi sanitari per prendersi cura di 10 maiali. Prendi la bolla di quello a cui hai venduto i maiali che doveva portare, fai vedere che la bolla ne faceva uscire 10. Il macellaio prende quella bolla e comincia a dire: ok, lui mette il fatto che gli sono effettivamente arrivati da quell'altro attore 10 maiali. E fai vedere che poi alla fine, a quel punto lì, prova a farlo vedere che sono usciti 50 prosciutti da quei 10 maiali. È un casino. Questo è uno dei modi, tenendo un po' la mente aperta, provandoci, anche magari sperimentando, di dire: ok, quello è vero, non è il livello di sicurezza puro che possiamo avere con Bitcoin, ma stiamo progressivamente alzando l'asticella. Notarizziamo delle informazioni, le mettiamo a sistema, le facciamo gestire fra di loro, diamo al consumatore la possibilità di vederlo, poi sarà lui a scegliere se si fida o no. Però c'è un'altra cosa interessante, che la blockchain, essendo pubblica e aperta, quei dati verranno controllati anche dal mio competitor, dai NAS. Il mio competitor è il primo che andrà a guardare questi dati per vedere che cosa ho fatto. Io l'ho fatto con dei nostri competitor che dicevano: abbiamo notarizzato la mozzarella di bufala, c'è la tracciabilità della filiera, yeah, vai a vedere che cosa c'è. Una stringa di codice più piccola di un tweet dove dice: il lotto 9970 è stato prodotto nella tal data, fine del tracciamento della filiera, buzzword, elementi commerciali, ce la vendiamo, è vero. Però poi rimane, perché? Perché la blockchain, quando è pubblica, aperta, borderless, è indelebile. Quindi tu dovrai metterci la faccia sul fatto che hai detto ai consumatori: il mio prodotto è tracciato in blockchain, e da tracciatura vuol dire ho prodotto un lotto in questa data. Cambia tutto. C'è un bellissimo articolo di Chiriatti che dice: la blockchain ti forza ad essere onesto. Questo è una grossa sfida. Certo, la tecnologia è nata per altro, la stiamo costringendo a fare un'operazione diversa, però magari scopriamo che la può fare bene lo stesso, anche se non è quello per cui è nata a fare. E il cambiamento che porta è enorme. È stato detto anche sul voto. Pensate se riusciamo veramente a tracciare il voto sul blockchain. Ancora una fantasia, però appunto sono stato il mese scorso a convegno internazionale dei crittografi, un tenuto una volta all'anno, crittografi di tutto il mondo, Saint Kitts, Polstra, Vuli e altri, che sono quelli che nascono dal protocollo Bitcoin, stanno cominciando a lavorare su questo. Quindi vuol dire sì, certo, nasce su Bitcoin, ma le applicazioni che abbiamo possono andare anche un po' oltre. Gli stessi autori stanno pensando in questa maniera. Però questo è il modo di approcciare il problema: trasparenza, non solo nella blockchain, anche nelle cose che si trasmettono. Competenza è il primo valore che un'azienda deve avere al suo interno se vuole essere consapevole di quello che fa ed essere pronta, si dice la blockchain è disruptive, ad adottare un business model disruptive al suo interno. Fintech 24, blockchain, mobile banking, criptovalute e investimenti digitali per comprendere innovazioni, pericoli e opportunità dell'economia del futuro.